Eccoci, e poi dopo si fermerà un po' prima del treno e torneremo sulle sue cose. E lei ha nominato il chip dei fili che se ne vanno e che il buon Dio ha mandato in giro per il nostro corpo. E io non posso che fare una domanda al fisico informatico a questo punto. Lei è uno studioso di intelligenza artificiale, no? Intanto a che punto siamo nella ricerca, lo dica a noi profani però, noi molto profani, a che punto siamo nella ricerca, a che livello siamo arrivati dell'intelligenza artificiale e quanto dei meccanismi del cervello umano somigliano adesso a questi cervelli inventati dalla fisica e se è vero, perché ogni tanto si legge che si arriverà, o è fantascienza, a una forma di autocoscienza, in qualche modo, tra virgolette, di queste strutture. Allora, quello che volevo dire, vede, aspetta, funziona. Ecco, volevo dire, non ho più. Bisogna spegnerlo. Volevo dire che il progetto originale di intelligenza artificiale, come si era partito negli anni 50 e negli anni 60, da un lato ha avuto un certo successo, un notevole successo, e da un lato e anche dall'altro in qualche modo fallito completamente. E ha avuto un certo ha avuto un successo nel senso che ha raggiunto parte degli obiettivi che voleva avere, ma altri degli obiettivi si sono rimasti completamente lontani. Qual era l'assunto di base dell'intelligenza artificiale? Io parlo della prima versione di intelligenza artificiale, quella degli anni 50 e degli anni 60. Era l'idea che l'intelligenza si basasse su dei ragionamenti logici, sulla logica. Quindi operazioni che quindi il calcolatore e il computer sono in grado di fare in maniera estremamente più efficiente in qualche modo nel nostro cervello. Quindi l'idea è stata, quello che si è spinto a questo punto per anni e anni è di studiare sempre di più come formalizzare in maniera logica tutta una serie di compiti che gli uomini o anche gli altri animali fanno, ma in particolare quelli più legati alla logica. E a questo punto abbiamo avuto dei computer che sono in grado di giocare a dama molto meglio degli umani, che per quanto riguarda gli scacchi e hanno più o meno sono in grado di battere anche il campione mondiale degli scacchi su qualche partita. Poi alla lunga non è evidente se probabilmente giocano meglio anche a scacchi, ma di poco. Però quello che succede è che non siamo praticamente in grado di fare come si chiama, dei computer che siano in grado di fare dei compiti molto semplici, tipo quelli che fanno gli uomini, riconoscere bene le facce, cioè riconoscere il volto, cioè ci sono tutte nel riconoscere il parlato, cioè si incomincia a fare con una fatica immensa dal punto di vista del computer, con una fatica che è completamente inaspettata all'inizio. Il punto è che quello che si era pensato, e l'assunto iniziale, è che l'intelligenza fosse in qualche modo identificabile con una manipolazione di simboli, non è vero, cioè non è questo il modo in cui funziona il nostro cervello. Cioè ci sono tutta una serie di compiti che il nostro cervello fa in maniera praticamente estremamente veloce, in maniera molto ottimizzata e che sono molto simili a quello che viene fatto negli uomini, che quello che vengono fatti anche nei primati, negli altri mammiferi e così via, che sono estremamente complicati. E sono estremamente complicati e sono fatti per lo più in maniera inconscia, però di cui non ce ne rendiamo assolutamente conto. Cioè, se noi prendiamo
guardiamo una, apriamo un istante gli occhi, anche un occhio solo, anche un occhio solo, noi vediamo degli oggetti nella stanza e siamo più o meno in grado di separare in quello che noi vediamo quali sono i singoli oggetti. Per esempio, io vedo dei bicchieri, vedo degli occhiali, vedo delle bottiglie e così via. Questa capacità di dividere in un'immagine, di identificare gli oggetti e di immergerli automaticamente in uno spazio tridimensionale è qualcosa che invece è estremamente complicato, ed è molto più complicato che giocare a scacchi o giocare a dama, dato che questa parte, diciamo, sotterranea, cioè di cui non siamo coscienti, è molto pesante, ma noi non ce ne accorgiamo proprio per mancanza di coscienza, mentre noi quando facciamo dei ragionamenti espliciti, allora muovo la dama qui perché così mangio questo, poi mangio quest'altro e così via, è qualche cosa che appare alla superficie, che è complesso d'altro canto, da un lato, però è molto di meno del resto. E per quanto riguarda il resto, tutti questi fenomeni di riconoscimento degli oggetti, riconoscimento del mondo, della, per esempio visione tridimensionale, tanto per fare un esempio, e così via, sono delle operazioni che non vengono fatte mediante manipolazione di simboli, sono fatte dal cervello in un altro modo. E quindi quello che succede è che pian piano, ma questo ci vuole molto tempo, si sta cercando di fare dei computer che possono fare cose di questo genere, ma devono essere addestrati in qualche modo in maniera completamente diversa da quello che si pensava all'inizio. Cioè quello che è estremamente importante è che gli umani, gli animali, eccetera, sono in grado di imparare da esempi. Cioè quando gli si mostra un esempio, due, tre esempi di una foto di questo genere, sono in grado di generalizzare. Però questa generalizzazione non è fatta mediante, anch'essa, ma è fatta in maniera intuitiva, non mediante una serie di operazioni logiche di questo tipo. Macchine che veramente intelligenti sono quelle che sono in grado di generalizzare e di dare i risultati giusti senza dover utilizzare regole logiche che noi normalmente non usiamo di fatto nella maggior parte della nostra vita. Ma se capisco bene, si è divaricata la ricerca, cioè il sogno di riprodurre in qualche modo un cervello umano si è persa? No, cioè quello deve essere affrontato in maniera diversa. Cioè deve essere affrontata in maniera diversa, non deve essere pensata semplicemente come pensare di riprodurre la logica del cervello umano, che è quella di cui siamo più coscienti, ma dobbiamo veramente rimboccarci le maniche e riprodurre tutta la parte inconscia del cervello umano. E successivamente quell'altra cosa di cui ci si rende sempre più di conto, che è difficile pensare a un cervello umano disincarnato. Cioè se noi vogliamo avere un cervello umano, dobbiamo avere un cervello artificiale, dobbiamo avere un cervello umano, un cervello che abbia anche un corpo. Perché il tipo di, perché il cervello ha un corpo dietro, ha un certo tipo di conoscenze del mondo reale che gli vengono non in maniera astratta, ma gli vengono proprio dal corpo. E questa idea di e quindi la gente incomincia a riflettere come si può incarnare, dare un corpo a un cervello artificiale, e quindi incominciare a dargli tutta una serie di sensori del mondo in cui sta attorno, che incominciano a dargli un qualche modo la possibilità di incominciare ad avere un'interazione con l'ambiente di tipo diverso a quello che dovrebbe essere una cosa puramente astratta.